to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Benvenuti alla 12ª giornata di campionato, seconda categoria, girone C. Formazione Predaia: Angelo, Oscar, Vanzoi, Bertagnoli, Gervasi, Morandini, Pancheri, Chini, Pizzardi, Ungari, De Paoli. Panchina: Nazazar, Trappin, Tavonati, Girardi, Erliche, Iada, Dumeri. Allenatore: Matteo Valentini. Guardalinee: Manico Sandrea. Inizia partita. Possesso Giovo. Partiti. Passaggio all'indietro. Lancio in profondità per il compagno. Tocca la palla. Cerca di saltare l'avversario. La palla è su fuori. Punizione Giovo. Palla al centro. Nessuno lo tocca. Tocca il palo. E la palla entra. 1-0 Giovo. Possesso Giovo, lancio in profondità, in via Predaia, recupera Giovo, salta un avversario sulla fascia, si ferma, lancio in profondità e Andro para. Rimessa Predaia, Rizzardi, tiene palla, va da Stringari, la passa a Pancheri, cerca di perdere palla, la recupera Stringari, va a Pancheri, salta un avversario, lancio in profondità per Gappo, ma l'arbitro pesca il fallo. Punizione Predaia, lancio in profondità, invia il Giovo, recupera Zardi che cerca il tiro, viene buttato giù, l'auto sa che può seguire, arriva Deppa, il tiro viene ribattuto, ma arriva Chini che tira e la palla finisce in rete, 1-1 Predaia. Punizione Giovo, lancio in profondità e Angelo lo passa senza problemi. Rimessa Giovo, lancio in profondità, recupera Oscar, colpo di testa, cerca di andare un'altra volta ma la palla è sempre dietro, quindi recupera Giovo, grande profondità, prova il tiro e la palla è su fuori. Punizione Predaia, lancio in profondità, rinvia il Giovo, recupera Pancheri, la passa sulla fascia a Chini, va sul fondo, prova il tiro, la distanza e la palla esce. Possesso Giovo, 1-2 col compagno, va sul fondo, salta un avversario, prova il tiro e Angelo devia in angolo. Angolo Giovo, palla al centro, rinvia Predaia, recupera il Giovo, palla al centro che risulta il tiro e la palla finisce in rete, 2-1 Giovo. Possesso Giovo, avanza un po', salta due avversari ma recupera Pancheri, cerca di prendere, recupera palla a Giovo, prova il tiro, deviazione e la palla finisce in rete, 3-1 Giovo. Punizione Predaia, lancio in profondità, rinvia il Giovo, recupera Pancheri, palla al centro, prova il tiro Deppa ma il portiere passa. Possesso Giovo, lancio in profondità, poi il portiere di Oscar, recupera Pancheri, cerca di andarsene, viene ostacolato, rinvia il giocatore da terra, fallo per il Giovo. Punizione Predaia, lancia in profondità e portiere il Giovo passa senza problemi. Ancora Predaia, lancia in profondità, rinvia a Giovo, recupera Rizzardi, gruppo di testa, cerca di riprendere, ma viene buttato giù, fallo Predaia. Sempre Predaia, prova il tiro e la palla esce. Possesso Predaia, lancia in profondità per Deppa che salta un avversario, cerca di tenere palla, si ferma, prova il tiro a venire partito, vuole ripartire il Giovo, lo recupera Stringari, avanza, passa indietro per Pancheri, poi i suoi compagni, la passa a Rizzardi, avanza, salta un avversario ma perde palla, l'altro fischia la fine del primo tempo. Inizia il secondo tempo, possesso Predaia, partiti. Lancio in profondità per Deppa che cerca di fermarla ma recupera il Giovo. Rimessa Predaia, lancio in profondità, passaggio indietro, palla al centro per Chini che prova un'acrobazia ma non riesce, può ripartire il Giovo. Rinvio Giovo, colpo di testa,
Contessa di Oscar, di Giovo, te ne parla, cerca di recuperare Oscar ma la perde. Arriva Bertagnoli, passato in profondità per Deppa, che ci arriva, passato dentro per Rizzardi che si ferma, prova il tiro, viene buttato a terra, l'altro la sa proseguire. Arriva chi prova il tiro, viene buttato a terra, l'altro fischia, di quello proprio Daia. Biada sulla palla. Ecco il tiro e potere la para, il gioco rimane in vantaggio 3-1. Rinvio per Daia, Kini, cerca di tenere palla ma la perde, può ripartire il gioco. Ma arriva Biada che la recupera, passa Kini, di nuovo Biada, palla al centro ma nessuno ci arriva, può ripartire il gioco. Rinvio gioco, lancio lungo, recupera Gervasi, la passa indietro per Angelo che lo rinvia, colpo testo di gioco ma va su Bertagnoli che va a rizzarli, salta un avversario, prova il tiro, la palla esce, Bertagnoli, passa a Dumeri, la passa a Kini, subito Rizzardi, la passa immediatamente a Pancheri, passa in profondità per Kini, tiene palla, passa indietro per Bertagnoli, la passa a Rizzardi in posizione defilata, palla al centro, ma potere la para. Dini, palla al centro, recupera il gioco. Salta l'avversario, avanza un po', lancia in profondità, la recupera Girardi. La passa a Stingari, Gabbo, Gervasi, mantiene posizione palla al Predaia, Erlicher. La passa a Rizzardi, che viene buttato giù, fallo Predaia. Palla al centro, Gabbo stoppa, arriva Biada ed è rete, 3-2 Predaia, 46esimo secondo tempo e l'altro fischia la fine della partita. Ecco i risultati della 12esima giornata: Argi San Rocco 2-2, la Rovere Durasiana 4-1, Predaia Giovo 2-3, Solanda Cornaci 2-3, Soltri Mezzanobardo 1-0, Paganella Mezzocorona 2-1, riposa Caurioli. Ecco la classifica completa, che vede Paganella al primo posto con 24 punti, seconda Mezzocorona 22, la Predaia al terzo con 21, la Rovere a 18 punti, e a seguire tutti gli altri. Noi ci vediamo sabato 2 dicembre ore 20:30 a Meano per l'ultima partita di andata.